assegnatari degli alloggi di edilizia popolare in contrada a Capodimonte si sono ritrovati in via Mommsen a Benevento davanti la sede dell'ex ACP, ovvero l'ACER, per un sit-in. La protesta è nata dal mancato rispetto del termine ultimo per la consegna delle chiavi dei 52 alloggi di edilizia popolare al 24 giugno prossimo, ritardo dato da alcuni adempimenti burocratici mancanti. Presente alla manifestazione anche il SUNIA, che ha chiesto un tavolo tecnico congiunto alla prefettura e all'amministrazione comunale per stabilire un cronoprogramma preciso e definitivo in merito all'assegnazione degli alloggi. Lunedì 26 giugno, intanto, ha rassicurato l'assessore alle politiche abitative Molly Chiusolo, sarà stipulato l'atto pubblico attraverso il quale l'ACER completerà la procedura dell'esproprio dei terreni e l'accatastamento del suolo. Nella terza serata del BCT, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, sono arrivati in città l'attesissimo attore turco Can Yaman, che si è fatto attendere dai numerosissimi fans accorsi per incontrarlo. Il regista Abel Ferrara, la food blogger e conduttrice Benedetta Parodi e l'attrice Ludovica Nasti, diventata famosa per aver interpretato Lila nella seguitissima serie Rai L'Amica Geniale. Ascoltiamo dei passaggi sul carpet del photocall al BCT di Benevento. Da quando ho conosciuto mio marito e poi ho creato la mia famiglia, ho incominciato a cucinare ed è nato lì l'amore per la cucina. Checco Zalone è presente al BCT. Sì, lui è stato il primo ospite, diciamo, VIP della mia rubrica e non ero ancora ben tarata, per cui gli ho fatto tipo pelare 10 patate e aprire 200 cozze, alla fine voleva andare via, poverino. Poi sulla sua pelle mi sono tarata sugli altri ospiti. Per quello che riguarda la cucina, questo trend gode ancora di ottima salute. Adesso sto facendo Bake Off, quindi insomma è il mio periodo di lavoro più intenso. Il prossimo programma è andare in vacanza dopo Bake Off. Sono stati fatti questi complimenti e io sono stata felicissima, ovviamente, come è un onore ricevere dei complimenti da un'attrice di un certo livello, di un certo calibro, ma più che altro per la persona che è, a me è piaciuto ancora di più e li ho presi anche un po' come un augurio, nel senso che è come se mi avesse ancora di più ispirata e aperto anche un po' le porte per darmi sempre più carica adrenalina, nel senso allora qualche emozione è arrivata, no? Per me al momento il cinema rappresenta tantissime cose, al momento è la mia passione, ormai è diventato anche un po' il mio lavoro, no? Perché da passione si è trasformato in lavoro e per me il cinema ormai è quotidianità, viene associato a quotidianità, alla mia vita di tutti i giorni e io sono innamorata, sono pazza del cinema, a me piace guardare film, a me piace girare film, essere sul set. E come dico da sempre, è come se con la macchina da presa avessi poi un certo legame, un certo rapporto, che è anche difficile da spiegare, però è così. Ho fatto il documentario prima, a lungometraggio, ma dietro il cinema, grande città, spirituale. È una città spirituale. Sente di energia. Si sente l'energia di Padre Pio nella città. Sa, visitare la città e vedere i posti dove lui è cresciuto è qualcosa di spirituale. Mio Padre Pio was about, was a documentario, was the, about the stigmata at the same time the massacro in San Giovanni Rotondo. Si è focalizzato più su Padre Pio e soprattutto gli ha interessato il fatto delle stigmate e della storia del santo. Grande attesa per l'incontro con il cast di Mare Fuori al BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. L'incontro ha registrato il sold out in tempi record. Si parlerà anche di sport e calcio con il giornalista e telecronista sportivo Fabio Caressa. Alle 21:15 infatti incontrerà il pubblico in piazza Federico Torre per raccontarsi e raccontare le sue avventure lavorative e sportive che lo hanno reso uno dei giornalisti più amati della TV. Alcuni dei giovani talenti della serie di successo, fenomeno televisivo dell'anno che sta riscuotendo un crescente successo tra il pubblico, saranno presenti accompagnati dal produttore della serie Roberto Sessa e dal regista Ivan Silvestrini.
Antonello Caporaso, sindaco di Ponte, e Franco Valente, sindaco di San Lupo, entrano ufficialmente in Forza Italia. Il radicamento del Partito Azzurro nel Sannio si consolida anche grazie ad una folta delegazione di amministratori comunali di Ponte, rappresentata da Costanzo Fusco, Cristian Simeone, Emanuele Severino ed ancora di San Lupo, con Pietro Ciaglia, Olga De Angelis, Carmine Solla e Lorenzo Mucci. Visibilmente soddisfatto per il lavoro che sta compiendo sul nostro territorio l'onorevole Francesco Maria Rubano, parlamentare e commissario provinciale del Partito del Sannio. Lunedì arriverà il vice ministro della giustizia, il senatore Francesco Paolo Sisto, che alle ore 10:30 come tappa si recherà in tribunale in procura a Benevento. Incontrerà una delegazione dell'Ordine degli Avvocati del Foro Sannita e poi direttori degli istituti di pena di Benevento e di Airola. Ascoltiamo l'intervista di Alfredo Salzano per TV7 al giovane deputato sannita. Siamo una forza politica attrattiva, quotidianamente riscontriamo adesioni di sindaci, amministratori comunali, esponenti della società civile o persone che prima erano impegnate nelle amministrazioni locali e che oggi vogliono ricostruire un'emozione, che vedono in Forza Italia il canale, lo strumento ideale per riportare la politica all'interno del territorio. Lo stiamo facendo, ci stiamo riuscendo e oggi si testimonia questo successo attraverso l'adesione di 2 sindaci e 7 consiglieri comunali. Perfetto, siete complessivamente 6 sindaci aderenti? 6 sindaci, 2 di area, e tantissimi vice sindaci, insomma siamo oggi una forza politica che ha una postura diversa rispetto al passato e ci riteniamo soddisfatti. Stiamo lavorando tanto, ma non solo io, tutta la squadra, tutti i sindaci, gli amministratori, i dirigenti di partito. Lavoriamo quotidianamente per il territorio, ascoltiamo la base, gli enti locali, il mondo delle professioni e quindi stiamo arricchendo un po' il dibattito politico e insomma stiamo determinando un risultato. Ci sono 3 traguardi da guardare e affrontare, partendo dalle europee, poi le provinciali e le regionali. Sì, siamo in campo per le europee, insomma daremo grande dimostrazione di peso politico non solo all'interno della coalizione ma nel territorio. Ci sarà il nostro capo delegazione in Parlamento europeo, Fulvio Martuscello, che si ricandiderà, quindi abbiamo anche un motivo, una spinta emotiva importante affinché si segni a Benevento un risultato sulla sua persona, che è il nostro coordinatore regionale, significativo. Poi abbiamo le provinciali, probabilmente nella stessa data, e poi successivamente dopo un anno le regionali, quindi c'è un work in progress dove poi ognuno mostreremo i risultati che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Per chiudere, Forza Italia rappresenta l'area moderata, interlocuzioni con Mastella, lei è stato molto netto e duro in conferenza stampa rispetto a questa ipotesi. Ma interlocuzioni con l'area moderata, con le persone che fino ad oggi ci hanno contrapposto, perché poi la democrazia è anche questo, ti puoi trovare su sponde diverse e poi magari su temi particolari, specifici, su temi di interesse generale ti puoi trovare insieme a scrivere un programma unico, ma con chi magari ha avuto rispetto pur nella diversità della persona umana. Io non ho ricevuto nell'ultima campagna elettorale rispetto umano, anzi sono state mosse delle attività particolari nei miei riguardi e quindi rende il soggetto non affidabile sul piano umano, quindi questo è un dispiacere umano più che altro, perché mi ha visto crescere, non meritavo alcune attività nei miei riguardi. Lei ha detto che si è andato oltre la competizione, quelle che sono le linee. Assolutamente sì, quindi coloro i quali sono stati su sponde diverse in quella competizione e oggi vogliono tentare di costruire una proposta programmatica di governo insieme a noi, noi siamo completamente a disposizione di intavolare un discorso. Siamo qui per il bene del Sannio, non per il bene di 4-5 persone che debbono avere CDA, compensi e altri tipi di obiettivi. Noi siamo qua per i cittadini, questo è il nostro ruolo. Il coordinatore regionale di Forza Italia e parlamentare europeo Fulvio Martuscello è intervenuto nel corso della conferenza stampa organizzata dal deputato Francesco Maria Rubano assieme ad Arturo Vernillo, sindaco di San Nicola e responsabile azzurro degli enti locali, e Claudio Cataudo, sindaco di Ceppaloni e capogruppo di Forza Italia alla provincia di Benevento. La dissoluzione del cosiddetto terzo polo, ha dichiarato Martuscello, apre ulteriori scenari anche a livello locale. È evidente, insomma, che nel panorama politico italiano si è aperto uno spazio enorme
al centro, che può avere come naturale punto di riferimento Forza Italia. Nel solco del percorso tracciato da Silvio Berlusconi, prosegue il deputato, accoglieremo chi, come noi, si riconosce nei valori liberali, cristiani ed europeisti e chi invece si dissocia dalla deriva massimalista targata Schlein. Ascoltiamo cosa ha aggiunto nell'intervista realizzata da Alfredo Salzano per TV7. Oggi la decisione di due sindaci, di due professionalità di rilievo, dimostrano la grande forza attrattiva di Silvio Berlusconi. È importante, queste adesioni arrivano in questi giorni, a dimostrazione che nulla è cambiato e che comunque continuiamo nella nostra attività politica di rappresentazione del centro. Ecco, guardiamo un po' ai prossimi obiettivi. Ci sono le europee, le provinciali, le regionali, tutte a distanza di pochissimo tempo. Europee, provinciali e regionali, la nostra roadmap, dobbiamo vincere tutte e tre, regalando un buon governo al Sannio, regalando una nuova classe dirigente. Io sono consapevole della responsabilità che ho nel selezionare questa classe dirigente, lo faremo insieme al coordinatore provinciale, a Francesco Rubano, per scegliere davvero i migliori, perché si possono impegnare al 100% per il futuro di questo paese. Ecco, è un'area la vostra che guarda ai moderati, come sempre, anche perché il PPE ha scelto Forza Italia come rappresentanza qui in Italia. Sì, io ho detto che qui in provincia di Benevento auspichiamo l'unione dei moderati. C'è tanta voglia di rappresentare il centro e Forza Italia può guidare questo processo. Ecco, Mastella che Borsini lo porterebbero vicino a Forza Italia, o un ragionamento con Forza Italia? Come valuta questa ipotesi? Ma ho detto che noi vogliamo realizzare in provincia di Benevento l'unione dei moderati, ed è ovvio che l'unione dei moderati la guida Forza Italia. Se si riconosce questa leadership, non abbiamo preclusioni nei confronti di nessuno, purché si riconosca che guidiamo noi. Ben vengano il confronto e le osservazioni, l'importante è che non si alzino sterili barricate. Il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera, anche presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica, è intervenuto così a Forchia per l'occasione data dal dibattito pubblico connesso al progetto di realizzazione del primo lotto della Marcianise Rotondi e a San Felice a Cancello, su invito di una locale associazione sempre sulla stessa tematica. Ritengo, prosegue Matera, che questa sia un'opera fondamentale per la Valle Caudina, pertanto sono assolutamente favorevole. È un'idea che già era emersa 25 anni fa, ma che poi era tramontata a causa di resistenze dei territori. Adesso siamo riusciti a far riprendere il percorso. Sei un parrucchiere o sei un estetista? Art Joer Design Saloon ricerca personale qualificato. Un parrucchiere ed un estetista per ampliamento organico. Invia il tuo curriculum a goldsrls2020@libero.it o telefona allo 0824 04 5168 o ancora contattaci al 342 52 74 535. Se sei un parrucchiere o un estetista, insegui i tuoi sogni. Lavora con noi. Ti aspettiamo. Presso la caserma Romano, sede del comando provinciale, la Guardia di Finanza di Benevento ha celebrato il 249esimo anniversario di fondazione del corpo. La cerimonia, improntata alla sobrietà, è stata arricchita dalla presenza delle massime autorità della provincia, tra cui il prefetto di Benevento Carlo Torlontano, che hanno condiviso l'evento con il comandante provinciale, i finanzieri in servizio ed una rappresentanza dei militari in congedo della sezione Anfi del capoluogo e di Amorosi, testimoniando vicinanza e apprezzamento per l'operazione del corpo del territorio sannita. Come consuetudine, la celebrazione è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro presso la lapide commemorativa presente nella caserma, sede del comando, intitolata al finanziere Ernesto Romano, medaglia di bronzo al valor militare alla memoria da parte del prefetto e del comandante provinciale. Nel corso dell'allocuzione, il colonnello Bua ha sintetizzato l'attività della Guardia di Finanza di Benevento nel 2022 e dei primi mesi del 2023. Ascoltiamo le sue dichiarazioni ai microfoni di TV7, intervistato da Alfredo Salzano. Questi sono momenti in cui si fa anche una riflessione, un report sull'attività svolta. Nel periodo, in questo periodo sono particolarmente soddisfatto per i risultati ottenuti dal comando provinciale, considerato che i nostri tre obiettivi strategici come corpo sono quello della tutela delle entrate, cioè la verifica del corretto assorbimento del debito tributario, la tutela della spesa pubblica, cioè verificare che i contributi nazionali o comunitari giungano a chi ne ha effettivamente titolo, e il contrasto al tentativo di
infiltrazione della criminalità nell'economia. Considerate, ecco, questi tre obiettivi, su tutti e tre abbiamo raggiunto significativi risultati. Mi permetto di evidenziare che nel corso di questo periodo abbiamo individuato oltre 40 evasori totali, quindi fatto emergere soggetti economici sconosciuti al fisco. Abbiamo, attraverso indagini complesse e strutturate, individuato più soggetti che hanno percepito contributi non spettanti e siamo giunti a un sequestro di circa 2 milioni di euro di questi contributi non spettanti. Ed infine abbiamo, nel comparto della lotta al tentativo dell'infiltrazione della criminalità economica nel territorio, arrivato al sequestro di oltre 7 milioni di euro di soggetti che avevano, possono essere fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio. In questo contesto mi permetto di segnalare un'attività del nucleo fatta a maggio, che ha individuato dei soggetti che avevano prima appropriato indebitamente un contributo nazionale e poi lo hanno riciclato, autoriciclato con una serie di complesse operazioni societarie, facendo anche riferimento a prestanomi, e questa è stata un'attività interessante. Ecco, il prossimo anno arriverà, almeno questo è l'auspicio, una notizia bella, tanto attesa per quanto riguarda la nuova sede. Sì, diciamo che sotto il profilo logistico credo che il prossimo anno sia, diciamo, il momento finalmente atteso per giungere alla nostra nuova caserma, che sarà nell'ex comprensorio, diciamo, Pepicelli. Sono sostanzialmente due edifici significativi. Noi passeremo dagli attuali 2.000 metri quadrati a 11.000 metri quadrati. Riusciremo a dare anche un servizio alla collettività migliore, perché, diciamo, sono aree molto più grandi, con possibilità di parcheggi, diciamo, con più comodità. Quindi questo è uno di quegli obiettivi che ci siamo posti, e credo di poter dire che siamo, diciamo, nella fase di finale, di conclusione di questo iter. Una marcia per il sud sul modello della Perugia Assisi. Ogni anno, nel nome di San Pio da Pietrelcina, chiameremo a raccolta associazioni e società civile per un evento di riflessione e condivisione di idee dedicato al mezzogiorno. È quanto annunciato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella durante la cerimonia di inaugurazione della strada denominata il Cammino della Pace, che da Benevento conduce a Pietrelcina attraverso le contrade Olmeri, Cardoni, Acquafredda, Capoiazzo e Camerelle. L'assessore alle opere pubbliche Mario Pasquariello ha ricordato l'importanza dell'opera di riqualificazione, che è andata dal rifacimento della pavimentazione alla realizzazione di 256 pali della pubblica illuminazione. La cerimonia si è chiusa con la benedizione di Don Maurizio Sperandeo, parroco della Chiesa dello Spirito Santo di Pezzapiana, e il tradizionale taglio del nastro. Il servizio di TV7. È una cosa che abbiamo fatto in comune, portata avanti in modo sollecito i nostri dirigenti, dall'assessore Pasquariello. Stasera è una bella serata per quanto ci riguarda, vero? Sia per Benevento che per il Cina, e che fondante rispetto al dato di risposta come qualità attiva e di servizi alle comunità, che sono un po' trascurate, erano trascurate. Credo che questa sia la più grande opera che abbiamo realizzato nelle contrade della città di Benevento. E parte di quello che tocca sul piano periferico la città di Pietrelcina. Siamo molto soddisfatti, spero che la gente sia contenta, insomma, ringraziamo tutti, l'impresa, cittadini, insomma, così. No, noi abbiamo pensato anche, lo dirò qua, abbiamo pensato col sindaco di fare ogni anno un'iniziativa che sia costante, che sarà una marcia per il sud che collega Benevento a Pietrelcina, cioè come c'è Perugia Assisi, faremo la marcia Benevento Pietrelcina, marcia per il sud. Il Cammino della Pace, appunto, già ha ospitato numerosi eventi. Ogni anno qua il 1° maggio da Sant'Angelo a Cupolo vengono tante persone in pellegrinaggio. In passato con la provincia di Benevento, il comune Benevento e le Agri si è dato vita a quel cammino di riconciliazione e pace, perché volevamo che il Sannio fosse testimone di valori importanti, la solidarietà, la misericordia, ma in particolare fosse testimone, ecco, di un rinnovamento umano. Pensiamo che questa strada non unisca solo praticamente Benevento e Pietrelcina, ma le unisca anche da tanti altri punti di vista. E poi l'occasione anche per dar vita a altre sfaccettature turistiche, penso al turismo ambientale e non gastronomico, che sono coerenti e complementari con i flussi turistici principali delle nostre città.
Il Teatro Romano di Benevento si è trasformato in un vero e proprio museo a cielo aperto. L'Ordine degli Avvocati di Benevento, infatti, ha aperto il sipario alla scena di Impegno Civile, Donne e Mafia. Sette donne hanno così raccontato storie di vita, legalità e libertà. Sono intervenuti all'evento, tra gli altri, Stefania Pavone, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, Sergio Pezza, in rappresentanza del presidente del Tribunale di Benevento, Carmen Coppola, in rappresentanza del sindaco di Benevento. Ascoltiamo le dichiarazioni di Stefania Pavone, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, intervistata da Alfredo Salzano per TV7. Stasera finalmente si realizzerà un progetto che da tempo volevo realizzare e portare all'attenzione della cittadinanza, perché ci sarà questo evento teatrale Donne in Mafia e la voce di sette donne, sette personaggi femminili che in un modo o nell'altro, come madri, come mogli o come figlie, hanno avuto a che fare con il mondo della mafia e hanno avuto il coraggio di liberarsi e di dare un segnale anche di ribellione, ma soprattutto di una consapevolezza acquisita contro questo sistema della mafia e contro ovviamente quella che era una cultura imperante, soprattutto ambientata al momento in cui avvenivano questi fatti mafiosi. E in realtà noi come Ordine degli Avvocati di Benevento vogliamo offrire questo spettacolo non solo ai nostri iscritti ma all'intera cittadinanza, proprio perché vogliamo che questi temi siano un momento e un motivo di riflessione per tutti. E poi guardando un po' di video, leggendo un po' di recensioni, sappiamo che ci sono delle attrici eccezionali, con una regista attrice anche che prende per mano tutte le sue attrici sul palco, che renderanno ancora più bello lo spettacolo. È vero, sì, so che si sono documentati prima di scrivere la sceneggiatura e quindi il copione che poi andremo a vedere recitato, e in realtà è una compagnia teatrale che io già conoscevo, ho già visto questo spettacolo, ne sono rimasta fortemente colpita e quindi ho voluto fortemente portarlo qui a Benevento. Gesesa comunica che a causa di lavori sulla rete idrica del comune di Benevento per sostituzione improcrastinabile di apparecchiatura idraulica sarà costretta a sospendere l'erogazione del servizio dalle 14 alle 17 di lunedì nelle seguenti zone: via Napoli, lato dal civico 44 al civico 206, via Luigi Piccinato, via Giuseppe Maria Galanti, traversa prima, seconda e terza Giuseppe Maria Galanti, via Follarò, via Momsen, via Garrucci, via Parente, via Severino, via Gregorovius, piazza San Modesto, via Torino, via Milano, via Battisti, via Firenze, via Gennaro De Rienzo, piazzale Martiri delle Foibe, piazzale Matteo, Renato Donisi, via Venezia, via Bologna, via Palermo, via Salerno, via Bari e via Giovanni Capasso Torre. Per emergenze ed info 851 17 17. L'assessore all'ambiente Alessandro Rosa comunica che a partire dal lunedì 26 giugno l'ASL, su richiesta del Comune di Benevento, ha previsto un intervento straordinario di derattizzazione e larvicida a partire dal centro storico, con estensione progressiva agli altri quartieri cittadini. Grande successo per la giornata di prevenzione e controllo delle malattie cardiovascolari che si è tenuta presso l'auditorium della parrocchia Santa Maria di Costantinopoli di Benevento, che ha visto in prima linea il personale sanitario del Fate Bene Fratelli, come disposto dal superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos, in accordo con Monsignor Pompilio Cristino, responsabile della parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli. Coerentemente con la mission della prevenzione per le malattie cardiovascolari, l'approccio clinico al paziente si è basato sul riscontro dei principali fattori di rischio cardiovascolari e la possibile strategia terapeutica, fornendo validi spunti per una necessaria prosecuzione territoriale. L'avvocato Armando Rocco, patrocinante dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori, specializzato in diritto della circolazione stradale, codice della strada, svolge la propria attività di legale, sia civile che penale, in materia del diritto della circolazione stradale, docente da oltre 18 anni di diritto della circolazione stradale, docente di corsi di aggiornamento e perfezionamento dell'Arma dei Carabinieri, docente di corsi di formazione per l'Ordine degli Avvocati e docente in master sulla
sulla sicurezza stradale presso l'Unifortunato, è stato nominato consigliere giuridico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di sicurezza stradale, codice della strada e in diritto della circolazione stradale. Tale nomina, avvenuta con decreto a firma dello stesso Ministro Salvini, che evidenzia il possesso da parte dell'Avvocato Rocco delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere, sarà certamente motivo di orgoglio per l'Ordine degli Avvocati di Benevento e per la Scuola Regionale della Polizia Locale. Dopo ripetuti annunci puntualmente smentiti dai fatti, prendiamo atto che il Comune di Benevento si è attivato per recuperare le risorse utili a completare i lavori del ponte Serretelle in contrada Epitaffio. Sarà la provincia, contribuendo con 1,5 milioni di euro, a coadiuvare Palazzo Mosti nella realizzazione dell'opera, che dire, speriamo sia davvero la volta buona. Così in una nota Floriana Fioretti, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Benevento. Come evidenziato in numerosi interventi, il ripristino dell'attraversamento sul torrente Serretelle è per noi opera essenziale alla comunità dell'Epitaffio, per la viabilità dell'area e anche perché consente l'accesso alla chiesa di Sant'Anna e Sant'Antonio. Più volte avevamo denunciato l'insufficienza delle risorse stanziate, chiedendo chiarezza sulla procedura e sui tempi dei lavori e ricevendo rassicurazioni poi rivelatesi inutili e di comodo. L'auspicio è che questa sia oramai storia del passato e che presto si possa aprire il cantiere. 1857 nuovi asili e 333 scuole materne per un totale di 264.480 nuovi posti. Questo significa il PNRR per l'Italia e per il Mezzogiorno. È gravissimo il ritardo che questo governo sta accumulando sull'impiego di quelle risorse ed è ancora più aberrante che lo faccia a danno dei più piccoli e delle famiglie. Così Antonella Pepe in rappresentanza del Partito Democratico. L'allegra compagnia della Meloni ha votato contro l'impegno proposto dal Partito Democratico di utilizzare i 4,6 miliardi previsti dal Next Generation per costruire nuovi asili nido, infrastrutture fondamentali per le famiglie e per il paese. Non si tratta semplicemente di numeri, sono opportunità mancate. Benevento sta ospitando in questi giorni il BCT Festival e si accinge prossimamente ad essere cornice per una serie di eventi, compresa la rassegna Città Spettacolo e Manifestazioni UNESCO. Ovviamente ci auguriamo che tutto ciò richiami turisti, giornalisti, stampa in genere, in modo che la città possa attraversare un momento di notorietà e visibilità. Peccato però che gli ospiti, oltre ai cittadini, constateranno passeggiando per Benevento che tutte le fontane esistenti sono a secco oramai da tempo. Non scorre una goccia d'acqua e le fontane, così ridotte, rappresentano meri monumenti alla superficie di questa amministrazione. Così in una nota Rosetta D'Estasio, consigliere comunale di Prima Benevento. Mi auguro che il mio intervento possa essere da stimolo affinché si adottino i necessari ed urgenti provvedimenti quotidiani di cura e manutenzione necessari a rendere Benevento una città vivibile e soprattutto attrattiva. 12ª edizione delle Streghe al Volante. Sabato pomeriggio 24 giugno a Benevento, domenica 25 giugno a San Giorgio del Sanlio. Si riaccendono dunque i motori e si riparte alla grande con la manifestazione nazionale ASI, valida per il trofeo Marco Polo, organizzata dall'ASAS di Benevento. Sarà l'occasione ancora una volta per ammirare prestigiose auto storiche. Oltre 50 equipaggi provenienti da tutta Italia si sono prenotati per trascorrere uno spensierato fine settimana e per creare un vero e proprio museo itinerante. La manifestazione è figlia delle numerose iniziative del compianto presidente Luigi Giangregorio, che con la sua proverbiale capacità organizzativa ha permesso all'ASAS di ricevere dall'ASI di Torino numerosi e prestigiosi premi, quali 4 manovella d'oro, un premio speciale ASI ed un encomio per l'anno 2019 relativamente alle Streghe al Volante. Il programma della manifestazione è ricco di eventi che faranno da contorno, riservando sempre una particolare attenzione alla visita dei luoghi storici di Benevento, mentre le vetture saranno esposte sabato pomeriggio nei pressi della Rocca dei Rettori e domenica 25 giugno a San Giorgio del Sannio. Il presidente dell'ASAS, Lidia Cavoto, ed il vicepresidente Antonio Giangregorio ringraziano tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione. Thank you.
Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha ricevuto a Palazzo Mosti i dirigenti e le squadre femminili e maschili della cestistica Benevento che hanno ottenuto la promozione in Serie B. Le vittorie conquistate dalla cestistica rappresentano un motivo di grande orgoglio e conferiscono grande lustro sportivo alle città di Benevento. Per questo motivo ringrazio gli atleti, i tecnici e soprattutto la famiglia Azzullo per la passione e il grande impegno profuso per il rilancio del basket nella nostra città. Si chiama Artemio ed è il pallone che vedremo in campo nella prossima stagione della Lega Pro. La presentazione c'è stata al Circolo Canottieri di Firenze alla presenza del presidente Matteo Marani. A produrre il nuovo pallone è stata l'RA. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.